Presso l'istituto ISIPS Piranisi di Capaccio Festum si è svolto il concorso intitolato Robot Cup, che ha visto ai partecipanti le classi seconda C e seconda E del liceo, seguite dal professore Antonio Sacco. Come è nata l'idea di questo concorso? Questo concorso è organizzato dall'Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, e diciamo ci siamo iscritti quest'anno, è il primo anno che partecipiamo e abbiamo fatto partecipare degli alunni delle classi seconde. Quindi l'obiettivo era di prendere conoscenza di questo progetto e familiarizzare con la piattaforma. Il prossimo anno pensiamo di partecipare anche con alunni di terza, quarta e quinta per essere più competitivi. In cosa consiste questo concorso? Allora, praticamente era un concorso fra varie scuole in cui chi programmava il miglior robot vinceva, appunto. Quindi questo ci dà anche opportunità per un futuro lavoro in questo mondo e anche per migliorarci proprio privatamente, noi diciamo. Questa esperienza sicuramente ci aiuterà anche a coltivare quella che può essere la nostra passione, sicuramente ci sarà d'aiuto in un futuro ad un'università, però sicuramente è stata una rivelazione, perché abbiamo scoperto un nuovo modo di fare le cose, appunto poter avere un aiuto del genere, qualcosa che stesso l'uomo crea, è una cosa interessante e soprattutto straordinaria. È stata un'esperienza sicuramente molto importante poiché ci ha dato l'opportunità di visitare l'università, di usare dei software comunque molto avanzati a livello anche costruttivo, poiché ci hanno insegnato a ragionare in un modo diverso e non solo alla programmazione come la intendiamo noi, dal codice, ma anche alla programmazione visuale. Inoltre stare all'università per qualche ora ci ha permesso di capire come funziona quell'ambiente ed è stata secondo me una cosa molto importante per la nostra formazione. Comunque competere con ragazzi di quarta e quinta non è stato comunque facile e comunque questa esperienza ci aiuterà comunque a progredire nel campo informatico, cercando di comunque di migliorarci. Ti è piaciuto prendere parte a questo concorso? Sì, è stata una bella esperienza alla fine perché abbiamo visto un po' come funzionava. Attraverso i programmi facevamo quindi muovere un robot, è stata quindi una bella esperienza per tutti quanti.